Siamo all'esterno dell'albergo che ospita il Catania in questo ritiro pre-season. Finora abbiamo visto i giocatori del Catania allenarsi, li abbiamo ascoltati nelle tante interviste rilasciate alla stampa, ma non abbiamo ancora conosciuto l'aspetto più intimo, più privato della squadra. E allora entriamo dentro e andiamo un po' a curiosare, andiamo un po' a disturbare i nostri beniamini. Andiamo. Qui abbiamo il capitano, che è il primo ad essersi alzato, perché nonostante sia ancora presto, però già è pronto per l'allenamento pomeridiano. Capitano, noi andiamo un po' a curiosare nelle stanze dei suoi compagni. Ci accompagna un po', ci fa da cicerone. Ma c'è Emanuele, così facciamo fare qualcosa anche lui, così io vado al campo a preparare l'allenamento. Visto che fai? Allora andiamo col team manager, con Emanuele. Il team manager ci accompagna un pochino, lo togliamo dal suo riposo, come vedete. Sono un po' rilassati perché ancora il pomeriggio deve iniziare. La squadra appunto si è allenata questa mattina, ha pranzato, questo è il riposo pomeridiano. La sveglia è fissata intorno alle 4:30. Lì abbiamo Silvestri che sta facendo merenda, uno dei nuovi acquisti del Catania. Lo disturbiamo perché dobbiamo disturbarlo. Come vedete, merenda salutare, miele, fette biscottate, in perfetto ordine. Assolutamente, assolutamente. Come procede la preparazione? Bene, bene, pesante ma il giusto, è il momento di soffrire, di stringere i denti. E allora andiamo a disturbare un pochino i compagni di squadra di Silvestri e lo lasciamo tranquillamente fare merenda. Ancora stanno dormendo? La stanza è ordinata. Abbiamo Alessandro Marotta, il bomber curiale. No, non sei su Candy Camera né sei su posta per te. Siamo venuti a vedere, a curiosare i due bomber del Catania cosa fanno, se riposavate. Alessandro, una cosa importante, cosa stai vedendo sul tuo iPad? Pablo Escobar. Grandissimo film. Pablo Escobar, aspetta un cazzo si chiama. No, è scherzo. I tifosi vogliono vedere se riposate, i tifosi vogliono vedere se siete... Beh, bellissima, TV realtà, ce lo chiedono. Senti, invece Alessandro, una cosa che ti volevo chiedere. Quanto ti ha fatto piacere che mercoledì scorso, dopo quel che hai fatto, gli applausi dei tifosi? Molto, ma sono applausi che fondamentalmente non hanno nessun tipo di importanza. Mi fanno molto piacere, ma spero di sentire gli applausi quando conterà veramente far gol. Io invece no, mi rivolgo a Curiale, che è il bomber della scorsa stagione, ma ancora ne devo apprendere tanti. La cosa è, sarebbe bello vedervi entrambi in campo a inizio stagione. Ma sicuramente, perché lui è un grande attaccante. Possiamo giocare benissimo insieme e quando capiterà daremo il massimo per il Catania. Quello che è certo è che la convivenza comunque per ora va bene. Assolutamente sì, da subito siamo andati. Allora vi lasciamo riposare un altro pochino prima dell'allenamento pomeridiano. Sveglie pimpanti, cioè, gli sguardi sono preoccupanti, Calabari, Rizzo, no, vi tocca ragazzi, i vostri tifosi vi vogliono vedere anche da questo punto di vista. Come andrà, come procede lì il ritorno a casa? Benissimo. Come potete vedere, guardate il compagno di stanza che ho, bello sveglio e pimpante. Hai disordinato? No, tutta la roba è a posto. Niente, Rizzo è proprio sotto le coperte. Dopo possiamo fare una cosa antipaticissima che fa quando si è piccoli, fanno i genitori. Sveglia, sveglia. Vado in tuffo nella stanza, forse una delle stanze più importanti, uno degli uomini più rappresentativi del calcio Catania, ed è Mister Marco Onorati. Mister, lei è stanza ordinatissima. Cioè, sì, sono preciso io, molto. Mister, come procede la preparazione dei ragazzi? Molto bene, molto bene. Stiamo aspettando un altro portiere, vediamo quando arriverà.
Se vuole mi candido io, un ex portiere ero. Sì? Sì, ancora qualcosa, una panza, ho messo il fisico non è poi tanto da portiere, eh? No, portiere dello stabile. Ah, ok, perfetto. Va bene. Mister, grazie. Prego. Non so se l'abbiamo visto. Assolutamente. Proseguiamo il nostro viaggio. C'è posta per te. Da Maria De Filippi. Il lioto allo stato muro. Senti, i tifosi direbbero, ma fatto un altro tatuaggio. Lo so ragazzi, ma purtroppo c'ho sto vizio. Mia mamma me lo dice sempre, non mi può guardare più però. Ti possono guardare i tifosi, senti, a proposito di questo, ti è piaciuta l'accoglienza avuta in comune? Sì, sì, si respira già una bella aria, speriamo, incrociamo le dita per queste vicissitudini che ci sono adesso e speriamo che tutto si risolva bene. Senti, noi siamo rimasti sorpresi da una cosa, perché tu sei un casinista, uno sempre allegro, normalmente i casinisti sono disordinati. Invece possiamo vedere che la tua stanza è perfettamente in ordine e a questo punto io mi permetto, faccio un po' il coso, apro l'armadio, vediamo cosa ha nell'armadio buco. Sotto, aspetta. Vediamo se... Ma ragazzi, questo è impressionante. Ragazzi, vabbè, magliette da rubarti non ne abbiamo, no, purtroppo. No, niente, magliette, pantaloncini, calzettoni. L'ha fatto stamattina il letto. L'ha fatto stamattina il letto, la signora, tutto, capito? Perciò... Senti, no, logicamente... No, la gente ti abbiamo disturbato perché anche è carino che i tifosi vedono anche questo aspetto vostro, questo vostro lato. No, non dovevamo bussare. Emanuele è stato gentilissimo, educatissimo come sempre. Noi addirittura volevamo il passepartout per entrare proprio a sorpresa a svegliarvi. Poi giustamente Emanuele ci ha detto non vi conviene perché scarpette chiodate ce l'hanno a disposizione, vi potrebbero lanciare qualcosa. No, ma più per Marco, perché se Marco prende sonno e ogni tanto viene qua a farsi un riposino, era un casino. Se lui ci mette 2 ore per addormentarsi. Viaggiante il capitano? Sì, sì. Cioè, se quando non riesce a dormire cosa? Gli canti la nina nanna, gli fai continuare? No, si mette i tappi, si vede un po' di film e basta. Detto e battute a parte, siete pronti quindi, veramente per questa stagione? Sì, io spero di sì perché, t'ho detto, quest'anno non possiamo fallire in nessuno dei nostri obiettivi. A proposito, una cosa molto importante, tu verrai sfidato... No, ma sei bellissimo, ma sei in perfetta tenuta estiva. Una cosa molto... No, no, invece alzati così, facciamo vedere quanto sono basso io anche. Abbiamo la stessa altezza. Invece una cosa importante dobbiamo dire, è stata lanciata la sfida Napoli-Catania a calcio balilla, quindi tu dovresti essere uno dei rappresentanti etnei, sei pronto? Non so giocare a calcio balilla, ping pong possiamo sfidare pure... Chiunque. A Spagna. Però in Giappone, qualsiasi nazione, però a calcio balilla non sono bravo. Allora dobbiamo contrattare per portare la sfida dal calcio balilla al ping pong. Mia moglie è brava al calcio ballino, sai? Però dobbiamo contattare, non ci passa. Sì, stava tutta annata a giocare. Ma tu dici l'allodi, perché lui dice che noi catanesi siamo scarsi rispetto a noi catanesi. No, lui è bravo, l'ho visto giocare, Emanuele è bravo, sai? Passianese è bravo. Passianese è bravissimo. Solo che c'ha il posto un po' fragile, però. Perché lo fate impazzire voi. Dai, lasciamo buco, lo riposiamo un altro pochino perché c'è un'altra giornata pesante di allenamento. Stiamo entrando nella stanza del portiere, quindi uno dei ruoli più importanti, colui che dovrà difendere ancora una volta la porta del Catania, è di Mannè, che è il futuro del calcio Catania, che quest'anno ha firmato il suo primo contratto da professionista e è giustamente in stanza con uno degli uomini più esperti. Non lo vediamo uno degli uomini più esperti, Pissari, perché giustamente la mattina non vuole essere disturbato. Hai riposato bene? Benissimo. Sì, sono pronto. Pisa, il tuo compagno di stanza non vuole farsi riprendere, ma è un buon compagno di stanza? Sì, comunque bene, sto con lui tranquillo, quindi non ci sono problemi. A questo punto, ed ecco, no, Pisa, non puoi, Pisa, non ti puoi esimere, cioè la presa è di quella da grande portiere, Ti abbiamo disturbato nel momento migliore della giornata. No, diciamo ci sono momenti anche più belli, però però mi sto riposando per l'allenamento, tra poco inizio l'allenamento. Ti senti pronto? Ti senti veramente carico? Sì, molto. Vabbè, adesso no, però tra un po' quando mi sveglio sì. E
senti, cosa, qual è il rapporto tuo? Qual è il rapporto tuo di Marco Norati? Marco Norati qui a Catania è veramente una bandiera. A lui, al suo nome, è legata una promozione in Serie A. Ci auguriamo che anche il tuo nome possa essere. Ecco, si è alzato, serio. Siamo qui, buonasera, siamo qui collegati dalla stanza 502 di Torre del Grifo con il portiere del Catania, Pissari. Allora, Pissari, il tuo rapporto con Marco Norati? No, è buono, buono. Ormai è 3 anni, questo è il 3° anno che lavoriamo insieme. Cui no, no, tutto a posto, ci trovo bene, ha una grande esperienza, cerco di imparare da lui, da quello che, dai suoi consigli, che, dai consigli che mi dà. Ecco. Ecco, tu che sei più esperto, che consigli dai a Mannè, che è giovane e si sta facendo ora al calcio quello che conta? Mannè niente, deve seguire quello che dice il mister e continuare sacca qualità, per cui deve rimanere umile e cercare di migliorarsi. Possiamo contare su di lui secondo te per il futuro di questa squadra? Sì, secondo me sì, 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 secondo me può dare tanto a tutti quanti. Leviamo il disturbo, facciamo riposare i ragazzi ancora un poco perché tra poco torneranno ad allenarsi. Grazie e buon allenamento. Vediamo Ciccio. Ciccio, siamo venuti a romperti le scatole. E anche questo è... Il problema è di essere uno degli idoli del calcio Catania. Ma ti dobbiamo 30 secondi del tuo riposo. 7 secondi. Stai vedendo un film, rilassato, pronto per allenarti? Sì, sì, sto guardando un film. Rilassato. No, no, già l'ho visto, il Ciapo. La serie nuova del Ciapo. Sì, è uscito ieri, ma già è finita, l'ultima puntata è. Tu passi così. Sì, sì. Il film, sì, guardo le padre, faccio videochiamate a casa con i bambini, mia figlia. Tu sei uno dei fortunati perché tu e Biagenti gli unici a dormire da soli. Beh, siamo anche vecchi del gruppo, siamo da un paio di anni qua, quindi questa è la mia camera da quando sono arrivato a Catania e non l'ho mai cambiata. Speriamo che continui a portare bene, quest'anno non è andata bene alla fine, però speriamo che quest'anno vada diversamente. Vediamo il disturbo perché Ciccio fra poco va ad allenarsi, lancio un saluto ai tifosi. Li mettiamo anche qui in camera? Ah no, in camera, brava, sì. Un saluto a tutti i tifosi. Elemento di corsa, fisico e sostanza, dopo diverse stagioni altrove Luca Calapai torna a casa. Il nuovo terzino rossazzurro torna a Catania dopo aver vissuto proprio ai piedi dell'Etna l'emozione dell'esordio in Serie A, era il 12 maggio del 2012. Originario di Messina, Calapai è un classe 1993 e dopo la trafila nel settore giovanile etneo prosegue la sua carriera con le maglie di Barletta, Modena e Carpi, dove nella stagione scorsa colleziona 10 presenze nel campionato di Serie B. Calapai può benissimo ricoprire il ruolo di terzino destro quanto quello di esterno di centrocampo. La dirigenza rossazzurra ha voluto fortemente il suo ritorno e ha proposto all'atleta rossazzurro un contratto di durata quadriennale. Per intervistare Luca Calapai abbiamo scelto uno sfondo particolare, cioè quello che lo ritrae all'esordio in Serie A con la maglia del Catania 13 maggio 2012 e uno dei ragazzi della cantera rossazzurra, di quelli che ce l'hanno fatta, Sciacca, D'Amico e Calapai, hanno esordito nell'Olimpo del calcio italiano con la maglia rossazzurra dopo la trafila nel nostro settore giovanile. Di quel giorno cosa ricordi, Luca, al di là del fatto che eri sbarbato? No, ovviamente un ricordo che rimarrà indelebile per sempre, credo, anche per l'importanza di questa maglia. Comunque ricordo quel giorno con grande emozione e poi come se fosse stato ieri. La foto di Filippo Galtieri ti ritrae in un contrasto con Asamoah. Era una Serie A grandi firme quella alla quale ti sei affacciato. Sì, in quell'Udinese c'era anche Di Natale e... Di Natale, beh, Asamoah e anche Pasquale, mi sa, il terzino. Diciamo che è stata una bella serata. A distanza di anni, quasi sei, più di sei, che Catania ritrovi? No, dopo un po' di anni comunque pensavo che le cose magari fossero cambiate. Invece il centro sportivo l'ho trovato abbastanza curato, tutto come 6 anni fa. Ovvio, sono cambiati i giocatori, allenatore e tutto, però è sempre bello tornare. Qualcuno però lo hai ritrovato, vecchi compagni, ad esempio il capitano Marco Biagianti. Sì, ho trovato Marco, che già avevo conosciuto quando ero stato aggregato alla prima squadra, c'era anche Lodi, Marchese, è stato bello rincontrarli.
Torni nell'età della maturità calcistica, torni con un bagaglio importante a livello professionistico perché hai accumulato con le maglie di Modena e Carpi più di 70 presenze in Serie B. Sì, no, e poi dopo quell'anno ho iniziato a girare un po' per Modena, Barletta e Carpi. Diciamo che nel bene o nel male ho fatto la mia esperienza e mi è servita molto. Terzino veloce, potente, esplosivo, così ti abbiamo lasciato, così ti ritroveremo? Sì, queste sono diciamo le mie caratteristiche, poi ovvio che punto sempre a migliorarmi giorno dopo giorno e già l'ho iniziato a fare in questo ritiro. Tu sei uno di quelli che ce l'hanno fatta con la maglia rossa-azzurra a passare dalle suggestioni e dalle speranze del settore giovanile fino alla realtà del professionismo, addirittura con la maglia del Catania. Quale consiglio ti senti di dare ai giovani che magari sono impegnati adesso in questo percorso, ai calapai dell'oggi? No, quello di comunque impegnarsi ogni giorno senza pensare troppo al futuro. Il lavoro comunque quotidiano e costante penso che possa portare a grandi risultati. Visto che ancora non è tempo di impegni ufficiali, lo sarà a breve con il primo turno di Coppa Italia, possiamo concederci il lusso di aprire per un attimo l'album dei ricordi. Quali sono i più cari con la primavera del Catania per te? Guarda, ce n'ho tanti perché comunque ho fatto 4 anni di settore giovanile. Devo dire che poi alla fine mi rimangono i ricordi degli allenatori, dei vari compagni che poi comunque incontro quando torno qui in Sicilia. Quindi diciamo che i rapporti sono quelli che sono rimasti. La sensazione principale relativa a quello che mister Sottile chiede al reparto difensivo, ma anche e soprattutto agli esterni della retroguardia? Oh, diciamo il mister molto, molto preparato, soprattutto a livello tattico. Quello che posso dire è che mi sto trovando abbastanza bene e che sicuramente sarà un anno che mi farà migliorare sotto tanti aspetti. Qual è il messaggio che ti senti di dare ai tifosi del Catania che hanno tante speranze e che garantiscono tanta passione? No, guarda, consigli, credo che questa tifoseria non ne ha bisogno, soprattutto da me, perché comunque parla la storia ed è una tifoseria calda ed una delle piazze più importanti in Italia, in qualsiasi categoria, quindi penso che non devo consigliare niente. Primizia del Sud Italia, Torre del Grifo Village è un centro polifunzionale importante conosciuto soprattutto come la casa del calcio Catania, ma Torre del Grifo non è solo calcio. Andiamo a vedere quelli che sono tutti i servizi. Fulcro di Torre del Grifo è senz'altro il Catania Shop, un punto nevralgico del village dove i tifosi del Catania corrono per sottoscrivere gli abbonamenti ma anche per acquistare gadget per grandi e piccini. Diamo un'occhiata. Merchandising più disparato, dai caschi per moto fino alle uniformi, i pantaloncini, i calzettoni del Catania. E poi ci sono i gadget più richiesti anche dai bambini, quelli che simboleggiano la città e il calcio Catania. Cometino dell'elefantino del Catania. Shop, ma il tour a Torre del Grifo Village non è finito, ci sono tanti servizi da scoprire e vedere insieme. Ar
Archiviata la gara di Coppa Italia e smaltito il giorno di riposo, la truppa rossa-azzurra torna a faticare a Torre del Grifo. Una settimana ricca di impegni, quella iniziata ieri. Ufficializzati i prossimi due test, mercoledì alle 18 a porte chiuse contro l'ACI Sant'Antonio, formazione del campionato di promozione. Giovedì 2 agosto invece porte aperte per l'amichevole contro il Biancavilla, campionato di eccellenza. Settimana che si chiuderà domenica con il secondo impegno ufficiale in Coppa Italia allo Zaccheria di Foggia, fischio d'inizio alle 20:45, diretta su Rai Sport più HD. Intanto sono giorni caldi per la vicenda ripescaggio. Ieri l'assemblea della Lega B in via Rosellini con 18 società presenti su 19. Comunicata la decisione di attendere l'atto formale con cui la federazione comunicherà gli organici del campionato prima di approvare le date della prossima stagione, viste la delibera di richiesta di blocco dei ripescaggi fino a 20 squadre presa lo scorso 10 luglio e le sentenze previste in questi giorni. Oggi sarà discusso il ricorso dell'Avellino contro l'esclusione dal torneo cadetto, mentre domani sarà la volta dei ricorsi contro la sentenza Pro Novara. Lo Monaco che rimane ottimista, nonostante cominci a circolare la possibilità, non è chiaro quanto concreta, della riduzione a 20 squadre della B. Da Torre del Grifo, per Ultima News, Daniele Di Frangio. Diretta in esclusiva sulla pagina Facebook di Ultima TV, questa sera a partire dalle ore 21, secondo appuntamento con la rubrica Face Catania. Potrete interagire con il nuovo acquisto rossazzurro Federico Angiulli. Nel corso della diretta, tante curiosità e aneddoti sul centrocampista del Catania e la possibilità di vincere la maglia ufficiale autografata dal numero 4 Etneo. Appuntamento questa sera, ore 21, con Face Catania.